quasi idealizzata, quasi teorica, che nel Palatino si aveva alla metà del XVI secolo, quando praticamente ancora non c'erano stati scavi. I grandi scavi del Palatino furono iniziati nel Settecento dai Farnese. Sapete, il Palatino è stato in gran parte occupato dagli orti farnesiani nella seconda metà del XVI secolo. Sono fra l'altro uno degli altri parchi analoghi a quello di Villa Giulia o di Villa d'Este. Sono i grandi parchi di età manieristica che hanno occupato varie zone di Roma. I Farnesi hanno preso il Palatino, come sapete, e praticamente quello che si sapeva era pochissimo, anche se il Palatino ha avuto, tutto compreso, una certa continuità dall'antichità attraverso il Medioevo, perché non è stato mai del tutto abbandonato, contrariamente a quello che è avvenuto per il Foro Romano e per la zona intorno al Colosseo. Intanto quest'area vastissima, diciamo, che va dal Campidoglio fino alle mura aureliane, era, diciamo, occupata da una serie di chiese altomedievali, no? Che in genere avevano intorno piccoli borghi, un po' come erano fuori delle mura questi centri che si aggregano intorno alle grandi basiliche, ovviamente San Pietro, ma anche San Paolo, ma anche San Lorenzo, e che erano come dei villaggi separati in qualche modo. In ogni modo, l'immagine che qui si dà del Palatino, come già vedete, è un'immagine simbolica in cui però emergono alcune immagini, diciamo, realistiche o quasi. Ma c'è anche un segno mitologico. Abbiamo già visto che nel caso dell'Aventino è il mito di Ercole e Caco, nel caso del Campidoglio il mito di Tarpea, per il Palatino era quasi obbligato che ci fosse il mito della lupa e dei gemelli. Questo è quasi banale dirlo, c'è però qualcosa da dire, e naturalmente qui è rappresentato. La scelta degli altri elementi, dunque, il Palatino era occupato, come sapete, dal grande palazzo imperiale che si era venuto formando da Augusto in poi, aveva raggiunto il suo momento di massima espansione con Domiziano e poi con aggiunte di età severiana, fra cui appunto abbiamo già parlato del grande ninfeo, il Septizodium, che era rivolto verso la Via Appia. Qui, come vedete, c'è al solito il mito sulla sinistra, cioè sulla destra, l'estrema destra. Vedete la rappresentazione del Lupercale, la lupa con i gemelli in una grotta, è un segno assolutamente inconfondibile, dove è stato aggiunto, per evitare qualsiasi possibile o impossibile equivoco, un gigantesco albero che è più alto del Palatino, che dovrebbe essere la Ficus Luminalis, cioè il fico che si sarebbe trovato nel posto dove appunto poi la lupa ha lato i gemelli. Quindi è un segno naturalmente non realistico, ma mitologico anch'esso. Il Palatino era occupato da quello che si continuò a chiamare fino al 600 il Palazzo Maggiore, e cioè l'insieme del Palazzo Imperiale, che allora era totalmente in rovina ma ancora visibile, anche se non scavato, proprio per la enormità delle rovine che era ancora fuori terra. Ed è quello che vedete rappresentato in alto, e c'è anche una curiosa rappresentazione al centro: si vede una strada che sale e una enorme porta. Questa porta è un problema, perché si vorrebbe pensare in prima battuta alla grande porta del Vignola che stava davanti agli orti farnesiani. Intanto però stava molto più in basso. Quella ricostruita, è stata per molti anni in magazzino, smontata, ma che adesso è stata rimontata sul lato di via San Gregorio, no, è l'ingresso attuale del Palatino, degli scavi del Palatino. Però questo è impossibile, perché la porta del Vignola è degli anni 70 del 500, quindi una ventina d'anni dopo la redazione di questa pittura, quindi non può essere quello.
non può essere neanche qualcosa di antico, così. Probabilmente qui è una specie di idea d'ingresso più che altro, più o meno fantastica, perché nulla del genere risulta. E quindi dobbiamo completamente, naturalmente non c'erano ancora gli orti farnesiani, quindi dobbiamo completamente rinunciare a questa possibilità. Poi, procedendo, intanto bisogna dire una cosa, come vedete ci sono sulla sinistra due colonne con un architrave, poi c'è un edificio circolare che chiaramente è una chiesa e questo è identificabile perché è San Teodoro, e poi si vede benissimo il corso del Tevere, che qui è indicato molto più a ridosso del Palatino di quanto non sia in realtà, passa, perché questo è legato poi al mito della lupa, cioè se il Tevere in piena avrebbe portato la culla, un cesto con i due gemelli fino alla grotta dove poi saranno allattati dalla lupa, quindi questo è un modo di riprendere il mito, di rappresentare in fondo un Tevere che arriva fino al Palatino, quindi teoricamente in piena. Quindi le costruzioni che si vedono sul fondo sulla destra, che sono oltre il Tevere, sono chiaramente immaginate nel Trastevere. Cosa siano, io francamente non saprei né penso che si possa sapere. Invece, quindi c'è un elemento mitico, la lupa, i gemelli e l'albero nutritore, cioè la Ficus Ruminalis. Un elemento chiaramente medievale, che è San Teodoro, e molto spesso questi sono gli elementi più invasivi, più presenti, pensate all'Aventino, il campanile di Sant'Alessio, e poi a sinistra quelle due colonne con architrave, direi quasi certamente alludono ai resti che rimasero sempre visibili del Tempio dei Castori. C'è però, si potrebbe fare un'obiezione, che in realtà le colonne sono tre, però questo è più un ricordo, insomma, quindi d'altra parte in quella posizione due colonne antiche in piedi, credo che sia proprio l'ingresso del velabro, non vedo cos'altro potrebbe essere. Quindi avete la rovina antica, l'edificio in qualche modo attuale, una chiesa, e l'elemento mitico. Sul fondo a sinistra invece, e qui diventa più difficile, si vede una serie di edifici da cui emerge una torre, credo che la vediate, qui, ecco. Una torre che più o meno viene a collocarsi sulla parte orientale del Palatino, dove erano le Curie Veteres e dove Flavio Biondo aveva collocato il comizio, tra l'altro. Quello però credo che sia un elemento reale. Qui abbiamo due possibilità: o è il campanile romanico di Santa Maria Nova, che sta lì più o meno, oppure un'altra cosa che è scomparsa, che è la Turris Cartularia. Su questo vale la pena, è difficile, visto la sommarietà e anche la lontananza del disegno, decidere per l'uno o per l'altro. Può essere benissimo una chiesa, non è il primo caso, e può essere appunto invece la torre. La torre Scartularia in realtà è questa torre di cui si vedono ancora pochissimi resti vicino all'Arco di Tito, subito dopo l'Arco di Tito, venendo dal foro, che una volta venivano identificati con il Tempio di Giove Statore. Però lo scavo fatto dalla scuola spagnola ha dimostrato che in realtà si tratta di un edificio abbastanza tardo, probabilmente dell'inizio del III secolo d.C., che però è un grande arco quadrifronte, quindi è escluso che sia... Il problema di Giove Statore è un problema insolubile per il momento, anche se Carandini ha fatto una proposta che però non... penso che valga la pena neanche di... talmente assurda che non vale neanche la pena di citarla. Quindi la chiesa è possibile, la Turris Cartularia anche, perché questa torre in realtà che si vede benissimo dai resti che stanno dentro l'edificio di III secolo, che è una torre medievale perché è fatta con quella tipica tecnica a fasce alternate di frammenti di lava e di tufo o di calcare, no? Di calcare, quindi neri e bianchi, che sono la tipica tecnica del XII-XIII secolo in cui sono in genere costruite le torri medievali di Roma, romaniche. Questa torre in realtà
rimase in piedi fino all'Ottocento, si vede nelle stampe, e fu fatta demolire da Gregorio XVI con la dinamite, una cosa abbastanza pesante. Ed è una cosa strana, perché Gregorio XVI, che come sapete tutti è il Papa Gregorio di Giuseppe Gioacchino Belli, no? Forse il bersaglio principale della satira di Belli, durissima contro un papa che era stato frate cappuccino, grande mangione, dotato anche di una serie cospicua di altri vizi che Belli elabora da par suo, insomma. E tenete presente che Belli fu impiegato pontificio, il che spiega perché dei suoi sonetti, lui vivente, ne fu pubblicato uno dei 2300 eccetera. Cioè, con i sonetti di Belli si fanno due o tre Divine Commedie come lunghezza, sono più di 2300, senza contare quelli italiani, che sono altrettanti. Sono stati questi un po' dimenticati, pubblicati da Vichi in tre volumi, e ce ne sono alcuni che sono non del livello di quelli romaneschi, ma non male. Non so, ce n'è uno, Il Cavaliere Enciclopedico, che varrebbe la, fa pensare a Plinio il Vecchio, che varrebbe la pena di leggere. Comunque, lasciamo stare. Allora, Papa Gregorio aveva grandi interessi archeologici, o almeno faceva mostra di averli, perché era uno dei papi più arretrati, rivoluzionari, rivoluzionari, in un periodo in cui l'Europa aveva avuto conosciuto un grande progresso, era l'inizio dell'era industriale. Cioè, lui rifiutò fino alla morte di far costruire anche un solo chilometro di ferrovie, quando già c'erano nel Regno di Napoli, non sapevo. E soltanto Pio IX poi costruì la prima ferrovia del regno, del Stato Pontificio, perché dice: ma sapete, con le ferrovie arrivano anche le idee. Nel suo non aveva del tutto torto, tra l'altro, dal suo punto di vista. Comunque è il Papa che ha fatto costruire due grandi musei, il Museo Egizio e il Museo Etrusco Vaticano. Quindi, da questo punto di vista, ha dei meriti, ma ha fatto anche grossi danni. A parte la torre in questione, lui ha fatto demolire completamente le torri onoriane che coprivano Porta Maggiore. Se prendete le stampe anteriori alla metà dell'Ottocento, vedete che in realtà la Porta Maggiore, che in realtà era l'acquedotto di Claudio, ma era diventata una porta con Aureliano, era stata poi rinforzata da Onorio. C'è ancora l'iscrizione accanto, conservata. All'inizio del V secolo, separando le due porte, la Bicana e Prenestina, con delle torri, lui lo fece radere al suolo per tirar fuori la grande porta, il grande arco dell'acquedotto e la torre scartularia. C'è questo meraviglioso sonetto Papa Gregorio agli scavi, che è uno dei capolavori, uno degli ultimi sonetti di Belli, è uno dei suoi capolavori assoluti, dove il Papa va a visitare questi scavi, allora in corso nel campo vaccino. Allora il curatore dei beni pontifici era Fea, l'abate Fea, notevole archeologo, il più grande era Nibbi, però sicuramente ci fu una celebre polemica fra Nibbi e Fea sull'identificazione della basilica di Massenzio, che fino ad allora, fino a Nibbi, si riteneva fosse il Tempio della Pace. E ci fu uno scambio nutrito di insulti tra i due, insomma, quando Nibbi scrisse che invece era la basilica di Massenzio, e aveva perfettamente ragione. Da allora in poi è rimasta la basilica di Massenzio, anzi di Costantino, come diventa. Comunque, forse va detto che l'ironia di Belli in questo caso è proprio dimostrare la totale ignoranza del Papa, che davanti a questi scavi dice delle banalità assolute, però con tutti gli architetti e i cortigiani dice: ma che Papa, che geniale! Cioè, e praticamente il verso comincia: che il Papa arriva in quel macello degli scavi di campo vaccino,
e la rima di Campovaccino è che lui guarda, si sa, bel bucio, bella fossa, bel grottino, e così di seguito. Vabbè, piccola parentesi. Comunque fece demolire questa povera torre scartularia che non dà fastidio a nessuno, ripeto, con la dinamite. Ora, la torre scartularia in realtà era un monumento di enorme interesse, cercherò di spiegare perché, ammettendo che sia quella. No, dobbiamo intanto, come dicevo all'inizio, tener conto del fatto che il Palatino a lungo, anche dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, fino ad epoca abbastanza avanzata nel Medioevo, fino all'età carolingia e anche dopo, continuò a essere utilizzato. Il palazzo imperiale era proprietà ovviamente dell'imperatore, perché l'imperatore era sempre l'imperatore romano, quello che stava a Costantinopoli, ma non, era lui, non è, del resto anche Odoacre e gli altri, insomma, continuarono a considerare l'imperatore di Costantinopoli come il vero imperatore, e con Giustiniano ci fu la riconquista, lo sapete, di parte dell'Italia e dell'Africa, attraverso una serie di guerre con i Visigoti, terribili, che diedero un po' il colpo mortale all'economia dell'Italia alto medievale. Il periodo delle guerre gotiche è forse uno dei periodi più funesti, insomma, dell'alto medioevo, e tra l'altro con due grandissimi generali, Belisario e Narsete. Noi abbiamo questa meravigliosa descrizione di questo storico bizantino, Procopio, che se non l'avete letto vale la pena di leggere, perché descrive tra l'altro moltissime cose che ancora esistevano a Roma, a volte è l'unico a descriverle. Per esempio il Tempio di Giano lo descrive solo lui, la nave di Enea non ne parla nessun altro, e anche il sistema delle chiatte che venivano da Porto strainate fino a Roma è quello che le descrive meglio. Siamo in pieno VI secolo. Ancora allora, quindi, con la riconquista dell'Italia, che poi durò poco perché, come sapete, poi nella seconda metà del VI secolo ci fu l'invasione longobarda che praticamente chiuse questa fase, anche se i bizantini conservarono insieme al Papa Roma e Ravenna, ma tutto il resto, almeno fino al Tevere, era sotto il Ducato Longobardo di Spoleto o quello di Benevento a sud, restavano i possessi papali come un'isola. Però quando veniva a Roma qualche funzionario bizantino, non venivano più gli imperatori ormai, per esempio all'epoca di Focas, eccetera, ovviamente andava ad abitare nel Palazzo Palatino, che era quindi ancora tenuto in buono stato, c'era un numeroso personale, e quindi in realtà il palazzo si conservò in buono stato perlomeno fino al VII-VIII secolo, cioè fino al periodo carolingio. Questo spiega l'esistenza di tutta una serie di chiese ai piedi del Palatino, cui San Teodoro, ma anche ovviamente Santa Maria Antiqua. Santa Maria Antiqua, che è una chiesa di VI secolo che rimase occupata fino al IX, ed è una chiesa palaziale. Tutti conoscete i meravigliosi affreschi in più strati di Santa Maria Antiqua, che poi fu abbandonata nel IX secolo quando cominciò a minacciare rovina il palazzo e fu spostata a Santa Maria Nova, dove ancora, chiesa che ancora esiste, di cui forse quella cosa rappresenta il campanile, ma, e ha preso poi il titolo anche di Santa Francesca Romana, chiesa che tutti conoscete. Ma ce ne sono altre, c'è Santa Anastasia, su cui si è impiantato un altro discorso di Carandini, che in Anastasia riconosce la sorella di Costantino, ma insomma forse la chiesa non è di età costantiniana, forse un po' più tarda, comunque è una chiesa palaziale. E soprattutto la chiesa di San Cesareo, che resta un mistero ancora. Sul Palatino, almeno dal IX secolo, c'è una chiesa che prende il nome di San Cesareo. E la cosa ovviamente non è casuale. In un luogo dove sappiamo che c'era un santuario degli imperatori, che si chiamava appunto Edes o Templum Cesarum, cioè un culto imperiale legato alla casa imperiale, cioè appunto privato dell'imperatore, che probabilmente era dove adesso la casa di Livia. Un discorso sarebbe complicato. Comunque capite che San Cesareo sostituisce in qualche modo la divinizzazione imperiale, insomma.
Non sappiamo dove fosse questa chiesa. Bartoli pensava che fosse proprio nella Domus Flavia, dove ci sono in effetti i resti, sono stati trovati, poi tutti demoliti, resti medievali, anche di affreschi. Uelsen pensa che fosse invece nello Stadio Palatino, che in realtà è un ippodromo, però c'è anche resti di una chiesa alto medievale, ma insomma era sul Palatino. Ora, tutto questo è perché in realtà ai governatori bizantini che venivano sistematicamente a Roma per conservare i rapporti con il papato, a un certo punto si sostituisce il papato e poi si sostituiscono i frangipani che fortificano il Palatino, ne fanno un castello fortificato che comprendeva anche parte del Colosseo, l'Arco di Tito diventa una delle porte d'ingresso e tutto, ed era in un periodo in cui era la popolazione di Roma era scesa vertiginosamente dopo le guerre gotiche fino a poche decine di migliaia di abitanti, era impossibile e anche inutile utilizzare le mura aureliane come difesa della città, cioè non, tutti gli abitanti di Roma non sarebbero neanche stati sufficienti a guarnire le mura aureliane, quindi è chiaro che si rinuncia completamente e quindi ci si fortifica all'interno della città. E quindi i vari baroni, lo sapete, fortificano varie zone di Roma e poi nasce questo periodo feudale, insomma, in cui si ammazzano allegramente tra loro gli Orsini, Colonna, eccetera. Ma i Frangipani forse sono la famiglia più importante di quel periodo e costruiscono un castello fortificato di grandi dimensioni dove spesso i papi si rifugiano in caso di pericolo. Pensate, in quel periodo i papi non stavano al Vaticano ma stavano al Laterano, dove tra l'altro c'era un'altra chiesa di San Cesareo, anche quella dei Palatio, quindi nel palazzo papale era stata fatta imitazione del Palatino probabilmente un'altra chiesa di San Cesareo, che alcuni confondono con quella del Palatino, ma sappiamo che era al Laterano. E quindi sappiamo che un paio di papi furono eletti proprio sul Palatino, quindi ci furono fatte dei conclavi e poi naturalmente, diciamo, a partire dal XII secolo la zona viene poco a poco abbandonata, tranne appunto le chiese che continuano a vivere. Perché vi dico questo? Perché in realtà la Turris Cartularia faceva parte di un edificio più antico, anche se di età medievale, che si chiamava il Cartularium. Il Cartularium erano gli archivi bizantini di Roma, cioè praticamente l'archivio del palazzo che era anche utilizzato come archivio dello Stato romano, teoricamente dell'impero romano, che in qualche modo continuava, quindi ci devono essere documenti sicuramente antichissimi. Sappiamo che poi furono trasferiti a Santa Maria Nova, in parte, e ci sono documenti che risalgono almeno al IX secolo, ovviamente dopo Cristo. Però ci vorremmo chiedere perché la Turris Cartularia era lì. Diventerà in pratica l'archivio dei papi in età romanica, in età medievale, e resterà sempre un archivio, quello di Santa Maria Nova, legato al Papa. Ora, credo che sia questo, e vale la pena di parlarne un attimo, uno dei più straordinari esempi di continuità della storia romana dall'antichità attraverso il Medioevo. Perché in realtà noi sappiamo che nel palazzo c'erano degli archivi, il Tabularium Caesaris, o anche detto Sanctuarium Caesaris, perché era in qualche modo santificato, essendo proprietà dell'imperatore, probabilmente a partire da Domiziano. Sappiamo che questo Tabularium Caesaris, o Tabularium Principis, come si chiamava prima, esiste perlomeno dall'età di Claudio, che c'è un'iscrizione trovata in Sardegna che racconta di un processo avvenuto fra due popolazioni sarde per la proprietà di alcune terre e allora devono ricorrere a un documento che è della fine del secondo secolo a.C. del proconsole che aveva già fatto una divisione delle terre. E questo documento era redatto su una tavola di bronzo, come si faceva, no? Con un'incisione, un po' come era la forma urbis, probabilmente l'originale, quello in bronzo, cioè l'incisione di queste proprietà con i nomi. Allora, siccome cosa si fa? Si invia un notaio, un,
per andare a controllare nel tabularium principis questo documento per vedere chi aveva ragione di queste due popolazioni sarde. E questa iscrizione ci dà quindi la prima notizia. Siamo in realtà sotto Otone, quindi siamo nel 69, ma è chiaro che il documento è più antico, cioè che almeno è più antico perché è di secondo secolo avanti Cristo, ma sappiamo che non era più nel suo luogo originario, perché questi documenti, diciamo, con tutte le centuriazioni coloniali eccetera, erano tutti conservati nell'Atrium Libertatis. L'Atrium Libertatis è l'archivio dei censori, che si trovava, credo che Castagnoli abbia detto l'essenziale su questo, si trovava sulla sella che univa, prima di Domiziano Traiano, il Quirinale col Campidoglio. La sella che fu tagliata per creare il Foro di Traiano, ma già iniziato il taglio da Domiziano, quindi il Foro di Traiano in realtà era già previsto da Domiziano, chiaramente, che non ebbe il tempo. È la stessa cosa del Forum Transitorium, o Foro di Nerva, che in realtà fu fatto da Domiziano e poi fu dedicato a Nerva dopo la morte di Domiziano, ma Domiziano pensava di fare un foro molto più grande e poi in realtà fu costruito da Traiano, ma Domiziano all'inizio, e certamente fece il grande taglio che, come sapete, è indicato nell'iscrizione della colonna traiana, dove è detto che fu tagliata una sella che corrispondeva all'altezza della colonna traiana, cioè 100 piedi più la base, diciamo sui 40 metri circa. Su questa sella che sbarrava il passaggio fra la zona dei fori e il Campo Marzio, era occupata da questo edificio che era l'archivio dei censori, l'Atrium Libertatis. Ora, a me sembra evidente che l'Atrium Libertatis fu ricostruito dopo la distruzione dovuta a questa demolizione. Ed è curiosissimo, perché è stata già accennata la cosa, ma non è stata mai recepita. Ma il Foro Traiano è stranissimo. Cioè, tutti gli altri fori imperiali sono delle piazze con un tempio in fondo, assiale, il tempio di Venere Genitrice per il Foro di Cesare, il tempio di Marzo Ultore per il Foro di Augusto, il tempio di Minerva per il Foro di Nerva. Tra l'altro Minerva è la divinità preferita da Domiziano, quindi è chiaro che il Foro di Nerva era in realtà di Domiziano, mentre il Foro di Traiano è sbarrato dalla Basilica Ulpia. E il Tempio di Traiano, su cui si è molto discusso, l'hanno fatto girare un po' dappertutto, adesso finalmente è ritornato al porto di partenza. Come sapete, c'è stata questa strana idea di dire no, non stava dietro la colonna dove è il palazzo della provincia, ma stava dalla parte opposta. Diciamo. Hanno fatto lo scavo dalla parte opposta e lì non c'era. Allora hanno detto no, ma non era un tempio, era un tempio, un'area inaugurata. Cioè, tutti i templi del culto imperiale che sono conservati, e sono 80%, sono tutti normalissimi templi, no? Guarda caso, gli unici due che non si sono conservati sono templi, cioè quello di Marco Aurelio e quello di Traiano. In realtà, poi hanno detto che era una delle biblioteche, finalmente una brava archeologa l'ha ritrovato sotto Palazzo Valentini, si è fatto tutto il giro e è ritornato al punto di partenza. Però questo tempio, che fu fatto dopo, ovviamente fu fatto da Adriano, abbiamo anche l'iscrizione, per Traiano e per Plotina, la moglie di Traiano, è separato dal foro, è separato da questa grande corte con le due biblioteche e la colonna, per cui non è visibile in pratica perché è sbarrato dalla Basilica Ulpia. Ora, noi sappiamo che l'Atrium Libertatis, ricostruito da Asinio Pollione nel 39 a.C., aveva due biblioteche, le prime biblioteche pubbliche di Roma, una greca e una latina, e una basilica, lo dice un'iscrizione, la basilica Asinia. Se voi prendete questo elemento curiosissimo, dove la colonna, è una basilica e due biblioteche. Quindi è chiaramente, e sta a pochissima distanza da dove era l'Atrium Libertatis, pochi metri. Ma soprattutto, nella forma urbis, nell'abside di sinistra, diciamo, guardando la colonna traiana della Basilica Ulpia, c'è scritto Libertatis. E su questi, ma boh, chissà, forse era l'abside che era una cosa dedicata alla Libertas. Qualcuno l'ha letto, ha voluto leggere Libertati, ma per fortuna si legge chiarissimo Libertatis. Ora, Libertati da solo potrebbe stare, perché una dedica in dativo, non c'è bisogno di mettere il dedicante, ma Libertatis al genitivo da solo non può stare, ha bisogno di un sostantivo che lo regga. Io, più che Atrium Libertatis, cioè, l'ha già detto un vecchio archeologo americano,
negli anni 30, l'altra atrium era scritto sull'altra, nell'altra abside, insomma, e quindi l'atrium Libertatis di età imperiale è quello, su questo non ho dubbi. Comunque, perché lo dico? Perché c'è chiaramente il documento in questione che stava nel tabularium principis, cioè negli archivi imperiali, e c'era nel 69, ma probabilmente c'era già da Claudio, in origine stava, ovviamente non poteva stare nel Palazzo Imperiale, e stava nell'Atrium Libertatis, dove sappiamo che erano tutti i documenti di questo tipo. Quindi noi possiamo sapere da questo che una serie di documenti che appartenevano alla censura, i censori non vengono più eletti, qualche imperatore assume il titolo di censore, ma i censori da Augusto in poi non ci sono più. Questi documenti furono trasferiti negli archivi imperiali e noi sappiamo che il massimo autore di questo trasferimento fu Domiziano, il quale demolì tutta una serie di edifici, la moneta per esempio che era sull'Ars, la trasferisce vicino al Colosseo ed è esattamente l'edificio che sta sotto San Clemente, è dimostrato. Più il tabularium del foro, del Campidoglio, i documenti furono trasferiti anche questi nel Palazzo Imperiale. Quindi c'era un grande archivio imperiale da qualche parte nei palazzi. Sappiamo che c'era perché abbiamo varie menzioni di questo. Per esempio nei cosiddetti gromatici. I gromatici sono una serie di scritti fatti da autori di età imperiale, da Traiano in poi, che ci danno una serie di istruzioni su come si fanno le centuriazioni dei campi, su tutta la tecnica, diciamo, di divisione dei campi, e anche c'è il Liber Coloniarum, ci dà la lista delle colonie romane e cose di questo genere. In questi testi gromatici si dice sempre che se uno ha dei dubbi sulla centuriazione deve andare a vedere nel Sanctuarium Principis o Tabularium Principis, quindi anche qui si deve andare a controllare negli archivi imperiali, quindi tutti questi documenti stanno negli archivi. Ma dove erano questi archivi? In realtà non lo sappiamo, però c'è per fortuna un'unica attestazione che ci permette di collocarli. Questa è una cosa che io avevo già visto molti anni fa, poi feci una conferenza, non è mai pubblicata, praticamente è arrivata alle stesse conclusioni la studiosa francese Villiers, che è quella che ha scavato la vigna Barberini e ha ritrovato la Cenazio Rotunda di Nerone. La quale ha detto, ma probabilmente è proprio questo grande edificio che sta dietro l'Arco di Tito, sapete, questa grande facciata a più piani, di età domizianea, ma poi ricostruita da Adriano e poi dai Severi, che praticamente costituisce il grande piazzale della vigna Barberini, dove c'è il tempio di Leogabalo, eccetera, eccetera. Questo edificio, che si vede dall'Arco di Tito praticamente dietro, occupa quindi un settore del Palatino che fa parte del palazzo, ma non è la parte principale del palazzo, era una specie di giardino pensile, che però sotto ha una gigantesca costruzione che va in profondità di grandi dimensioni, con pavimenti di mosaico, anche marmi, quindi una costruzione, e poi con soprattutto delle intercapedini, per cui si capisce che era un posto dove ci devono essere documenti che rischiavano anche di rovinarsi. Ora, in realtà, noi sappiamo che quell'edificio è il Tabularium Principis, perché, come sapete, sotto Commodo ci fu un grandissimo incendio che partì dal Templum Pacis, cioè la zona del Templum Pacis che sta dietro la Basilica di Massenza, praticamente, che è stata scavata recentemente, e dove c'erano anche altre due biblioteche, tra l'altro, che io ritengo che sia la sede della prefettura urbana, altri non ci credono, lasciamo perdere. Sappiamo che lì c'erano una serie di altri, per esempio che il più grande medico dell'antichità, forse Galeno, che era a Roma già da molti anni perché era l'archiatra prima di Marco Aurelio, poi di Commodo, e aveva lì il suo studio e aveva messo lì tutti i suoi libri, fra cui anche delle opere inedite, che andarono bruciate in questo incendio, il quale distrusse il Templum Pacis e poi andò verso il Palatino e quindi incontrò subito, e questo ce lo dice uno scrittore, uno storico dell'età dei Severi, che l'aveva visto l'incendio, Dione Cassio, che vive in età severiana, quindi fra la fine del secondo e l'inizio del terzo secolo, poco dopo l'incendio praticamente, distrusse l'incendio questo grande portico che occupava il posto dove adesso è la basilica
di Massenzio, dove erano conservati gli orri a Piperataria, lo chiamiamo, ma in realtà era un posto dove si conservavano le spezie, era una specie di farmacia di Stato, diciamo, questo spiega perché i medici abitavano lì, tra l'altro. E questa andò tutta a fuoco ed era stata costruita proprio da Domiziano. E poi dice, il fuoco continuò in direzione del Palatino, dice, e fu molto difficile salvare in parte gli archivi imperiali. Quindi se voi seguite la linea dell'incendio che comincia, diciamo, dietro l'abside della Basilica di Massenzio, distrugge l'area dove poi venne costruita la Basilica di Massenzio, tutta l'area tra la Basilica di Massenzio e la Vigna Barberini, e quindi arriva a ridosso della Vigna Barberini dove erano gli archivi. Ora, la Turris Cartularia sta davanti a questo edificio. E non era solo una torre, era proprio un grande cartularium che era semplicemente il tabularium principis, che si conservò attraverso l'età bizantina e il primo medioevo e quindi conservò la posizione originaria fino almeno al XII secolo. E fu l'archivio dei papi, dove c'erano, ripeto, documenti antichissimi, almeno dal IX secolo. Quindi abbiamo uno di quei casi di continuità straordinari che ci sono a Roma e a questo livello forse in nessun altro posto, dove praticamente c'è una specie di vischiosità, di tendenza a conservare certe funzioni sempre nello stesso posto. E questo non può essere un caso, che il cartularium e la Turris Cartularia fosse proprio nel posto dove prima c'erano stati gli archivi imperiali, insomma, tanto più che questi archivi attraverso il periodo bizantino poi passarono al Papa e quindi c'è anche qui una forma di continuità. E quindi, vabbè, ho fatto un discorso su una cosa molto dubbia, cioè che quella torre lì sia cartularium. Io penso che sia possibile perché effettivamente era la cosa più importante che c'era in quel punto. Bene, quindi come situazione voi avete, come al solito, una rappresentazione anacronistica sostanzialmente, dove elementi mitici o miti storici, potremmo dire, elementi antichi più o meno in rovina, i grandi palazzi imperiali, il Tempio di Castori, elementi chiaramente anche medievali, la chiesa di San Teodoro, riconoscibilissima perché questa chiesa rotonda che tutti potete vedere esattamente in quel punto, sono messi insieme proprio perché quello che si vuole costruire in qualche modo è un paesaggio che deve essere al tempo stesso almeno parzialmente realistico ma anche ideale, cioè deve riassumere un po' quello per questo, che in questo periodo in cui cominciavano i primi studi sull'antichità, insomma, era, come dire, una visione del mondo antico che non era interrotta dal Medioevo, non c'era una rottura, ma in qualche modo una forma di continuità attraverso il Medioevo. La parola Medioevo è stata inventata abbastanza tardi, tutto compreso, l'idea dei secoli oscuri, cioè comincia in questi anni, in fondo, del Rinascimento, e comincia con quel documento straordinario che è De falsa donazione di Lorenzo Valla, cioè la scoperta che straordinaria attraverso la metà del 400, attraverso l'utilizzazione rigorosa del metodo filologico che allora nasce, insomma, dimostra che appunto la donazione di Costantino al Papa era un falso. Voi capite che non era una cosetta che si poteva dire così, cioè chi scriveva una cosa del genere rischiava la pelle, perché metteva in discussione tutto l'aspetto temporale del regno papale. Voi sapete che era ancora in epoca abbastanza recente, anche solo un secolo fa sarebbe stato un discorso pericoloso. Prima che venisse accettata questa cosa da parte della Chiesa passarono un bel po' di anni, tra l'altro, e quindi vabbè, lui se ne stava trincerato fuori di Roma, insomma, ma credo che a Roma Lorenzo Valla in realtà da allora in poi non ci abbia mai messo piede, perché ovviamente rischiava veramente la pelle, cioè mettere in dubbio appunto i possessi temporali del Papa. La donazione di Costantino significava che il Papa doveva rinunciare a tutti i suoi beni temporali, insomma, qualcosa che poi fu in qualche modo ripresa dal protestantesimo, ma abbastanza avanti nel XVI secolo, e come sapete causò centinaia di migliaia di morti, insomma, no? La guerra dei 30 anni fu spaventosa. Benissimo. Ultima cosa, con questo volevo concludere.
Guardate dove sta il Lupercale. Sta nel punto, voi vedete San Teodoro, quindi potete benissimo immaginare un itinerario che, partendo dal Tempio dei Castori, seguendo il Vicus Tuscus, il Velabro, va poi a sboccare, che è una delle grandi vie processionali di Roma, insomma, va a sboccare poi al Foro Boario, più o meno all'altezza dove c'è San Giorgio in Velabro, che sta proprio al confine tra Velabro e Foro Boario. Lo sappiamo dal fatto che si chiama San Giorgio in Velabro, ma anche dal fatto che attaccato a San Giorgio in Velabro c'è quell'arco, l'arco degli Argentari, dove c'è scritto che quell'arco fu dedicato dagli Argentari, cioè i banchieri, e mercantes boari uius loci, e i mercanti di buoi di questo luogo. E i mercanti di buoi lavorano naturalmente nel Foro Boario e insieme ad essi lavorano gli Argentari, cioè i cambiavalute. L'arco quadrifronte che sta lì, tra l'altro, non sta lì per caso, perché l'arco quadrifronte, cioè il Giano, voi sapete che sulle monete romane di bronzo c'è la testa di Giano. Giano è una divinità del tempo, dello spazio, del confine, no? Ma è anche una divinità della moneta, della ricchezza. E quindi è evidente che il Janus Medius a Roma era la sede degli Argentari. Quindi quell'arco lì è sicuramente la sede degli Argentari del Foro Boario. L'arco degli Argentari è l'ingresso del Foro Boario. La chiesa di San Giorgio in Velabro, quindi, è proprio sul confine. Quindi il passaggio era nel Foro Boario e poi da lì si entrava nel Circo Massimo. Ora, proprio in quel punto viene messo la grotta del Lupercale. Loro di questa grotta sapevano solo quello che dicevano le fonti letterarie, come del resto anche noi. Lupercale, nonostante quello che è stato detto addirittura da un ministro della Repubblica nel giornale televisivo più importante delle 8 di sera, no? Tra squilli di trombe e rullare di tamburi, che era stato trovato in Lupercale, forse qualcuno se lo ricorda questa storia di non molti anni fa. Beh, basta guardare questa rappresentazione per vedere che nella metà del Cinquecento lo sapevano molto meglio dove stava il Lupercale, perché non c'è dubbio, dalle descrizioni che noi abbiamo dalle fonti antiche, che il Lupercale deve essere sull'angolo del Palatino, no? Sull'angolo ovest del Palatino, dove effettivamente il Velabro entra nel Foro Boario e poi nel Circo Massimo. Quindi sta più o meno all'altezza di Sant'Anastasia e forse anche un pochino più in qua. Quindi più o meno sta, e non può non stare lì per un motivo molto semplice, perché lì c'erano le scale Caci, lì c'era la casa Romuli, lì c'era tutto quel insieme di ricordi mitici o miti storici che sono legati a Romolo. Quindi mentre nel luogo dove è stata scoperta questa cosa, tra l'altro interessantissima scoperta, fatta dalla sovrintendenza con dei carotaggi a una notevole profondità, hanno mandato giù una carota con macchina fotografica, ha fotografato questa sala a cupola con mosaici perfettamente conservata, non l'hanno ancora scavata ma è fotografata, chiaramente di Tagustea, che è una specie di ninfeo apparentemente, non è una grotta e non sta dove deve stare, perché capita più o meno davanti al Tempio di Apollo, quindi molto più a sud, in un posto dove il Lupercale non può stare. E lì hanno fatto, neanche soltanto Carandini, ma anche la sovrintendenza, devo dire, un gran battage dicendo che aveva trovato il Lupercale, mentre quello ovviamente il Lupercale non può essere, perché non era lì, non era così, e quindi non c'è modo, una sala circolare a cupola non può essere il Lupercale, che era una grotta e che era molto più a nord come posizione. Però, come dicevo, tutto compreso, in un periodo in cui del Lupercale sapevano esattamente quello che sappiamo noi, cioè archeologicamente niente, perché sta probabilmente a una profondità enorme, tra l'altro, che diceva, in terra gigantesco, beh, in fondo un pittore della metà del Cinquecento l'ha messo al posto giusto, e ce l'ha messo proprio sulla base di uno studio dei testi, come facciamo anche noi, almeno quelli che sono sensati, che hanno un cervello, ora o almeno che lo usano bene. Il risultato, come capite, è sconvolgente da un certo punto di vista, e ci deve anche avvertire
che la cultura dello scoop, insomma, che ci ha invaso, non è per forza la migliore, anche se purtroppo è diventata anche cultura politica. Quindi ormai le false notizie, come si dice, no? Ecco, uno degli strumenti più devastanti e pericolosi è Facebook. È devastante per la conoscenza ed è devastante per il cervello. Io sono sempre più, e ogni persona sensata dovrebbe essere preoccupata, vedendo questi giovanotti che ormai, io credo che la mano destra sia completamente, un po' come quegli stregoni, quei indiani che si piantano un alberetto nella mano, no? E per tutta la vita stanno con il braccio alzato. Ecco, se al posto dell'alberetto ci mettete il tablet, avete un'idea della perdita totale della possibilità di utilizzare la mano destra nella giovane generazione. E quindi, e del resto anche la mano sinistra è poco utilizzabile. Si arriva, credo, a 24 ore su 24, insomma, perché poi, siccome è stata abolita anche il riposo notturno, io che abito a San Lorenzo mi godo tutte le notti la movida, l'importazione spagnola, fino alle 3-4 di notte, e poi dopo cominciano le pulizie, c'è il mercato, eccetera, quindi praticamente non si dorme, e prima o poi succederà che faranno delle dei gruppi di pronto intervento, ci scapperanno i morti, perché la gente lì non dorme. I bambini vanno a scuola e non hanno dormito, i malati non dormono, è una cosa, c'è una specie di tensione continua. E vabbè, voglio dire, è un mondo in cui io non mi ritrovo. E anche l'idea che, come dire, la tecnologia sostituisca la scienza. La scienza non è la tecnologia. La tecnologia è l'uso pratico della scienza. Ma se la tecnologia fosse tutta la scienza, mi spiegate a cosa serve l'astronomia? L'astronomia non serve assolutamente a niente sul piano pratico. Sì, c'è qualche ricaduta, la miniaturizzazione di, non so, dei computer, cose del genere, però in sé l'astronomia è pura conoscenza, perché io credo che sarà difficile pensare che noi andiamo a sbarcare su una supernova a, non so, 2000 milioni di anni luce da qui, cioè credo che sia abbastanza difficile, anche ibernando la gente, spedendola, insomma, mi pare improbabile. Quindi in ogni caso noi non abbiamo nessuna ricaduta economica o pratica da scienze che sono però scienze importanti, perché sono scienze della conoscenza, della vera conoscenza, quella scientifica. Le banche dati sono ottimi strumenti, tutti ce ne serviamo, meno male, risparmiamo un sacco di tempo. Per fare una bibliografia, per esempio, l'ultimo libro che sto scrivendo, ci sono 22 pagine di bibliografia. Io uso metodi vecchi, quindi ci metto più tempo, però alla fine ci arrivo. Ma adesso, perché lì sono bravi, si preme un tasto ed esce la bibliografia completa. Poi quando vai a leggere i testi di quella bibliografia ci si accorgi che non hanno letto nulla di quei libri. Per esempio, io ho scritto varie cose sul Campo Marzio ed è uscito questo libro sul Campo Marzio di uno settentrionale, uno studioso americano, il quale puntualmente mi mette in bibliografia tutto quello che ho fatto, però usa ancora una pianta del Campo Marzio, questo ho scritto negli anni 90, una pianta che è quella di Shipley, fatta nel 1930, prima cioè che Guglielmo Gatti rivoluzionasse completamente con le scoperte che ha fatto sia sui Septa sia sul Circo Flaminio, spostando quasi tutti gli edifici del Campo Marzio. E questo usa una pianta che è precedente agli studi di Gatti, cioè sarebbe come usare un'ascia di pietra, no? In una guerra nucleare, più o meno, cioè, come livello. Quindi, cioè, il guaio è che le banche dati, come in fondo anche le fotocopie, che è stato già un primo passo, ma ancora meno. Cioè, una volta io dovevo litigare con questi studenti che arrivavano in biblioteca e si fotocopiavano libri interi, ma non libri vecchi, libri usciti un giorno prima. E io gli dicevo: guardate che se fate il conto di quello che spendete, spendete circa il triplo di quello che spendereste comprando il libro. Ma l'idea di comprare un libro è totalmente estranea alla mentalità, all'ideologia, no? Il libro, soprattutto il libro cartaceo, no? Per cui io ho fatto un grande errore
di scrivermi, hanno chiesto se volevo entrare in questa cosa che si chiama ricevere e mandare estratti, come si chiama? Accademia. E io stupidamente ho premuto il tasto sì. Dopodiché sono aggredito da centinaia e centinaia di richieste di cose che non sono in mio possesso, perché sono cose che ho scritte 50, 40 anni fa, quando non esisteva ancora la tecnologia attuale, no? Per cui mi chiedono, non so, il libro del Foro Romano volume 1, no? E se io per darglielo dovrei scannerizzare, non dite scannerizzare per carità, scandire, scandite, non scannerizzate, che ci sarebbe la questione del vocabolario, vabbè, lasciamo perdere, un altro discorso per un'altra volta, no? Scandire interamente 600 pagine lavorando per 5-6 giorni almeno per mandargli a loro la copia. Dico, è esaurito, ma esistono dei posti curiosi che si comincia con B e finisce con A, che, dove potete andare, no? No, non gli passa per la mente. Tanto, come succede? Poi di queste enormi montagne di fotocopie, che adesso non ne fanno più ovviamente perché fotografano, cosa ne facevano? Le mettevano lì, a futura memoria, perché in realtà quello che conta è il possesso. Cioè loro la scienza ormai, avendola fotocopiata o fotografata, cioè, la possedevano, quindi la mettevano lì ed era come mettere dei soldi in banca. Non è che le leggevano, no? Le tenevano lì, no? E quindi a questo punto il problema è proprio questo, che le banche dati sono utili se uno usa, è in grado di usare il cervello, no? Cioè di scegliere quello che gli serve. Naturalmente lo fa molto più rapidamente oggi, che però lo faceva pure ieri, ci metteva un po' più di tempo ma ci arrivava lo stesso poi alla fine. C'erano già degli indici, c'erano già delle raccolte. Comunque adesso si fa molto più velocemente e questo è senz'altro un progresso. Ma poi di queste cose che noi otteniamo così velocemente c'è da fare una selezione. L'idea positivista della totalità è un'idea mefitica, perché la totalità non significa la conoscenza. La conoscenza è scelta, selezione. E invece quello che gira, i messaggi che girano, sono tutto fuorché selezione. Leggetevi quello che hanno scritto nei messaggi degli ultimi giorni sulle questioni politiche attuali, no? Ormai sono sequele di insulti, perché ormai la politica è diventata l'insulto via, oppure ancora peggio, no? È diventata manipolazione delle persone. Quando quella povera ragazzetta italiana che lavorava a Cambridge, nella Cambridge, come si chiamava quella società, che ha fatto questa indagine che ha chiaramente modificato la Brexit e anche l'elezione di Trump. Si diceva che erano quanti? 50 milioni di contatti. Questa dice, no, con aria di vantarsi, prima che succedesse lo scandalo, dice, no, 67 milioni di contatti. Ora, è chiaro, se mi mandano a me un contatto, la risposta ve la potete immaginare facilmente. Ma purtroppo il livello culturale medio di quello che si continua a chiamare il popolo, noi qui presenti facciamo parte di questo popolo oppure no? Siamo establishment o siamo popolo? E l'establishment non fa parte del popolo? Chi decide qual è il popolo e quale non è il popolo? No. Io credo di far parte del popolo italiano, insomma, però non sono popolo con la P maiuscola, quindi il popolo decide tutta una serie di cose. Ora, voi che pensate che l'America e gli Stati Uniti sia una democrazia o no? Sì, è certamente una democrazia, ma è una vecchia democrazia, quindi con sistemi un po' arcaici, settecenteschi. In realtà Trump ha avuto 2 milioni di voti in meno e ha vinto lo stesso le elezioni. Perché? Perché in America non decidono i votanti, decide una serie di persone intermedie che vengono elette dai votanti e sono loro che eleggono il presidente. Quindi c'è una mediazione. Chi è il presidente? In Italia, che è uno Stato parlamentare, quindi in cui il Presidente
della Repubblica non è eletto direttamente dal popolo, solo con la P maiuscola, perché io non facendo parte del popolo non eleggo niente, naturalmente, non conta. Chi l'ha eletto il Presidente della Repubblica? L'ha eletto dei mediatori, il Parlamento a Camere Riunite, quindi è un organo elettivo, anche se non è eletto direttamente dal popolo. Quindi figuriamoci rispetto agli Stati Uniti, dove il Presidente è eletto da intermediari, non da direttamente dal popolo, quindi non sarebbe una democrazia, ancora meno l'Inghilterra. Allora, a questo punto, è un organo costituzionale che deve scegliere insieme al Presidente del Consiglio dei Ministri designato i ministri, li deve scegliere lui con... Allora, quando voi mandate una lista dei ministri già compilata e un presidente già scelto, bene? Non è costituzionale, non vi sta bene questa Costituzione, cambiatela, ma finché c'è, voi dovete stare a questa Costituzione, non a quella inventata da voi. Bene. Io sarò in piazza il 1° giugno e spero che ci siate tutti, perché qui stiamo andando verso la fine. Se noi usciamo dall'Europa siamo finiti economicamente, siamo finiti da... Io mi sento, scusate, diciamo l'Italia prima di tutto, appunto il discorso... No, io mi sono sempre sentito europeo e sono orgoglioso di essere europeo. Che poi l'Europa non sia fatta del tutto bene, siamo tutti d'accordo, per carità, cambiamola, ma non l'idea che si debba tornare indietro a una forma di nazionalismo. Vi ricordate quando c'era il trasporto dell'Unione a Venezia e la Lega insultava la signora che metteva la bandiera tricolore? Ora sono diventati iperitaliani. Prima la volevano uccidere una che metteva una bandiera tricolore, perché l'Italia no, perché erano padani. Adesso sono diventati italiani. Benissimo, già è un passo avanti. Però pochi anni fa erano quelli che insultavano le persone che erano anche nazionaliste, diciamo, o patriote, se vogliamo. Io non sono nazionalista, sono un moderatissimo patriota e infatti credo che se succederà quello che succederà alla prossima elezione, io emigro istantaneamente in Francia, cioè vado in un paese civile. Bene, arrivederci. Questo è un discorso politico, certo. Politica è una cosa nobile. Verde di saggezza. Non so se c'è qualche domanda sul Palatino. Avete qualche curiosità? A proposito invece appunto dei miti che simboleggiano i vari colli. Adesso la prossima volta tocca al... Quirinale, mi sembra. Viene bene, no? Viene bene il Quirinale. E anche il Viminale. E poi il Viminale, infatti, Quirinale e Viminale vanno bene. Viminale è perfetto. Sì, prima no, di dare, intanto vieni qui che bisogna comunque parlare al microfono. Volevo solo appunto, mi era venuto in mente. Scusate, Salvini, Presidente degli Interni, Ministro degli Interni. Ma siamo matti. Ha detto, matti. Immaginate Salvini, Ministro degli Interni. Ma siamo matti. Quello che cantava in coro dicendo che il Vesuvio doveva distruggere Napoli, non ve lo ricordo. Pochi anni fa ve lo siete scordato. No, andiamo fuori di testa. Dicevo, vi ricordi appunto i miti simbolici, no? Che li rappresentano dall'Aventino, appunto col mito di Caro. Questo ovviamente col Lupercale. Sul Campidoglio ho notato, stavo dicendo appunto a proposito dei miti che vengono presi per simboleggiare appunto in modo riassuntivo il colle, con l'Aventino, Ercole e Caco, qui ovviamente il Lupercale. Nel Campidoglio, oltre al mito di Tarpea,
ho notato che sulla sommità della rocca piccolissima c'è anche un'oca, che quindi chiaramente ricorda un altro celebre episodio, no? Legato al Campidoglio. È piccola piccola, però appunto lì ancora di più, molto attuale, fuori i galli nel Campidoglio. Adesso poi mentre parla lui vi ritrovo l'immagine, appunto. Ci sono le due alture, il Capitolio e l'Ars, il Capitolio con il Tempio di Giove Capitolino e poi appunto una specie di torre che è la rocca. A valle c'è ovviamente il mito di Tarpea con i soldati sabini, al centro resta di Costantino, ma sulla, in alto proprio sulla rocca piccolino c'è un segnetto bianco, è un'oca, un'ochetta, sì, come anche le caprette che si inerpicano sul colle, probabilmente sono l'allusione al mozzicapelli. C'è la grande qui, che effettivamente l'edificio che si vedeva, sì, che si vedeva in fondo, che io non ero in grado di identificare la volta passata, dove c'erano gli archi neroniani, poteva essere la Scala Santa, sta più o meno nella zona giusta, e sarebbe un altro di quei casi di edificio medievale inserito comunque è più o meno dove dovrebbe essere, sì. Vedete che piano piano troviamo altre cose. No, è molto breve la domanda, insomma, però se no non si sente. Volevo chiedere riguardo alla continuità del Palatino che vi dicevo, sì, sia nella Bizantina che Pavale, per quanto riguarda l'episcopio, ci sono delle tracce, perché non ho mai trovato delle tracce di cosa? Dove si trovasse l'episcopio di Giovanni, non ho capito, l'episcopio. Ah, sì, ma Bartoli diceva di averle trovate, io credo di no. Il problema è che sul Palatino ci sono... succede? Sì, ci sono, quando hanno fatto lo scavo del Palatino, dei palazzi del Palatino, è stato uno scavo disastroso, perché al 90% è stato scavato da Bartoli negli anni 20, 30, ma 20 soprattutto, che non ha pubblicato una riga di questi scavi, non c'è quasi niente, e quindi molte cose sono state distrutte, restaurate senza pubblicarle, quindi dobbiamo, ogni volta si fa uno studio sugli edifici, bisogna intanto studiare, a vedere le parti che sono di restauro e quelle che sono antiche, e questo non è sempre facile. Quindi è una situazione, e lui ha pubblicato delle cose, effettivamente ci sono dei resti di affreschi medievali trovati nella zona più o meno del peristilio da Domus Flavia, e poi altre sono state trovate effettivamente nello Stadio Palatino, sono state tutte sistematicamente distrutte in quanto medievali. Però insomma è chiaro che c'erano cose, ma è difficile dire, purtroppo non possiamo dire niente, sia perché non sono oggi visibili, sia perché purtroppo sono inedite, e anche le parti che sono più conservate sono del tutto inedite. Quindi c'è un libro interessante che può consultare, che è questo libro di Augenti, il Palatino nel Medioevo, dove ha raccolto un po' tutta la documentazione relativa, più vari articoli, alcuni articoli di Bartoli, altri di Wilson, cioè, però si guarda questo libro, trova molte informazioni, in realtà non lo sappiamo. Che ora abbiamo fatto? Volevo chiedere se quel frammento di acquedotto che attraversa via di San Gregorio e verso il Palatino era stato identificato perfettamente? Sì, ne ho parlato. Sono gli archi neroniani, cioè è un ramo di acquedotto che potete vedere a Porta Maggiore. A Porta Maggiore c'è la porta e poi si vede un ramo di acquedotto che si stacca da Porta Maggiore, e poi lo si vede in vari punti, lo si vede vicino San Giovanni, Villa Volconski, poi si vede lungo, vicino a Santa Maria della Navicella, poi si vede dentro i giardini, che non visibile, si vede da fuori, lungo il Celio, dentro di San Giovanni e Paolo, e poi continua negli archi che attraversano via San Gregorio fino al Palatino, no? Lei parla di quelli? Sì, e che portava quindi l'acqua dell'acquedotto, dei due acquedotti che furono iniziati già da Caligola, forse, ma insomma fatti da Claudio, poi l'iscrizione, la grande iscrizione che è sulle tre grandi iscrizioni che sono a Porta Maggiore,
una di Claudio, una di Vespasiano e una di Tito. Quella di Vespasiano è stata letta sempre male, l'ha riletta recentemente uno studio, un bravissimo studioso inglese, io poi mi scordo i nomi, comunque un amico fra l'altro, vabbè, comunque, che ha visto che nel fizione di Vespasiano si dice che l'acqua era stata interrotta per un certo periodo prima di lui. Dice, adesso il testo esatto non me lo ricordo, ma qualcosa del genere. Non è hanno pensato veramente che l'acquedotto fosse interrotto. L'acquedotto in genere non era affatto interrotto. È chiaro che lui sta parlando di Nerone, ma semplicemente per usi, diciamo, privati e non pubblici, qualcosa del genere. È chiaro che l'acquedotto era utilizzato per la Domus Aurea e quindi lui l'ha rimesso invece, l'ha restituito al pubblico, com'è la politica dei Flavi, no? Che fanno il Colosseo dove era lo stagno di Nerone, eccetera. E comunque questo acquedotto portava l'acqua sicuramente al grande ninfeo di Via Claudia, no? Quello che era stato addossato da Nerone al Tempio di Claudio, e sappiamo che era, come dire, la scena di fondo che si vedeva dalla Domus Aurea. Se voi mettete nel padiglione della Domus Aurea che è sull'Esquilino, quella che noi chiamiamo Domus Aurea, che è soltanto un pezzo, se tenete presente che aveva tutta la vista della Valle del Colosseo, di fronte c'era questo gigantesco ninfeo che faceva l'Ucitacide, che era la fine dell'aula, cioè era lì. Ma non serviva solo a questo, sicuramente l'acqua passava anche sul Palatino. Gli archi che vedete adesso sono restaurati varie volte, sicuramente in età Flavia, poi in età Severiana, ma io credo che fossero già neroniani. E portavano l'acqua sul Palatino e quindi la portavano poi alla Domus Aurea, perché tenete presente la Domus Aurea non è quella solo quella che voi vedete sull'Esquilino, sul Colle Oppio. Tant'è vero che la Cenazio Rotunda, che era una Domus Aurea, stava sul Palatino, ma è chiaro che la Domus Aurea comprendeva soprattutto il Palatino, poi una parte del Celio e una parte dell'Esquilino, se no non sarebbe stata così grande. Ora è evidente che l'acqua arrivava sicuramente sul Palatino perché alimentava questa Cenazio Rotunda, che sta proprio dove hanno costruito questa meravigliosa scenografia del divo Nerone, no? Dicendo che lì non c'era niente. Ed è curioso che qui la protesta non ci sia stata, quello era il caso di andare lì a occupare e menare, insomma, se c'è altro che TAV, insomma, voglio dire, e nessuno ha mosso un dito, e in ogni caso lì, quindi vuol dire che l'acqua arrivava lì. La Cenazio Rotunda, con la tecnologia che era quella del periodo imperiale, poteva funzionare solo con un sistema idraulico e quindi ci voleva un sacco d'acqua per farla funzionare, e quindi c'era già l'acquedotto che portava l'acqua sul Palatino, e che chiaramente Vespasiano, poi eliminando la Cenazio Rotunda, ha utilizzato per la Metasudans e per il Colosseo. Il Colosseo, voi immaginate 50, 60 e anche più mila persone che entravano la mattina alle 6 e uscivano la sera alle 8, magari ad agosto. Beh, ci sarà stato qualche vecchietto che aveva problemi di prostata, ci sarà stato qualcuno, si portavano magari il panino da casa, ma per bere? In effetti c'è uno studioso bravissimo, si chiama Lombardi, Leonardo Lombardi, che adesso è novantenne, quale è un idraulico, un ingegnere idraulico, ha fatto uno studio meraviglioso del Colosseo. A ogni piano c'erano delle latrine e delle fontanelle, e quindi centinaia di fontanelle. Da chi erano, da dove erano alimentate? Sicuramente dall'acquedotto neroniano, direi. Quindi c'erano. L'unico problema su cui stiamo discutendo è che il Palatino è un po' più alto del Celio. Quindi è chiaro che l'acqua direttamente non poteva arrivare sul Palatino, perché l'acqua ovviamente perde tensione. Per questo i romani fanno questi acquedotti enormi, per tenerla sempre a livello, perché tenendola sempre, quindi fanno fare giri enormi, bucano montagne, fanno costruzioni, ponteggi di decine e decine di metri di altezza, perché l'acqua deve scendere gradualmente, perché arrivando poi la pressione è più o meno quasi quella del luogo dove è stata attinta, quindi l'acqua tende a riprendere, arrivare al livello che è quello della sorgente, anche se non esattamente quello, tende a salire. Se invece si fa scendere perde questa pressione e quindi non sale più.
Allora, l'acqua non poteva andare sul Palatino direttamente, infatti l'acquedotto è rappresentato in una forma urbis, ma è interrotto più o meno dove c'è San Giovanni e Paolo. E poi ricomincia in un altro frammento, ma chiaramente a livello più basso. Lì c'è scritto aqueductium. Nella ricostruzione del classico di Roma, per esempio, Gismondi ha dovuto ricostruire tutta una serie di arcate sopra quelle esistenti, due serie di arcate per portarle al livello del Palatino, che non esistono, non ce ne traccia mai, non c'erano proprio, sarà inventate. E anche in quel modo l'acqua sul Palatino non ci arrivava, perché comunque doveva salire. Quindi, non... quindi c'è per forza un sifone rovescio. E, come c'era per portare l'acqua sul Campidoglio, perché quando tagliano la sella per quinare il Campidoglio, gli acquedotti, sappiamo che l'acqua marcia andava sul Campidoglio, non potevano più scendere e salire, quindi c'era un sifone rovescio. Cioè l'acqua andava giù a pressione, a fortissima pressione, moltissime atmosfere, e però bisognava fare qualcosa di molto robusto in basso, perché sennò saltava tutto, e poteva poi rimbalzare in pratica e risalire. Un sifone rovescio è una tecnica abbastanza difficile, richiede materiali solidissimi, insomma. Però per esempio a Pergamo, dove l'acropoli di Pergamo c'è un livello di più di 80 metri, c'è un sifone rovescio incredibile che porta l'acqua fino sull'acropoli di Pergamo. È il primo conosciuto. Quindi aqueductium non è un plurale sbagliato, cioè non sapevano, non sono degli acquedotti, è un neutro nominativo che deriva da acquedotti e probabilmente è il nome per sifone rovescio che noi non sappiamo come si chiamava. Infatti sta dove non c'è l'acquedotto. E probabilmente non è un sifone rovescio che arrivava fino in fondo, perché anche lì ci voleva veramente una pressione enorme. Probabilmente è un ponte sifone, come sappiamo ce ne sono vari a Lione, in Gallia, cioè che in realtà utilizzava solo una parte della discesa e poi era canalizzato su un ponte, quello che vedete. Quindi la pressione era diminuita moltissimo, quindi era in parte un sifone rovescio, in parte un acquedotto tradizionale, diciamo, a discesa libera. E poi dall'altra parte c'era un altro sifone, ovviamente, per risalire. Non c'è altro modo, l'acqua... le sue abitudini, le sue necessità, non sale. Provate a far salire l'acqua, insomma, non sale. Sale solo se c'è una pressione di partenza conservata. Ecco, ho risposto, spero. Sì, bene. Ah, prego. Poi ce ne andiamo. Qui fa un caldo, tra l'altro. Buonasera, volevo solo profittare un attimo del professore, forse era un problema troppo lungo, però siccome ha fatto un accenno al tempio di Giove Satore. È un mondo dietro, lo so, però volevo approfittare per sapere che cosa ne pensa lei dell'ultima ipotesi, quella che ha fatto Wiseman sul... Sì, ha ragione, lei è molto aggiornata, vedo. Sì, in realtà esiste una specie di recensore ufficiale di Garandini che recensisce qualsiasi cosa scrive Garandini. Ed è in realtà, credo, un masochista, perché Garandini scrive un libro a settimana. La differenza fra me e lui non è tanto che io sono bravo e lui no, figuriamoci. Lui è bravissimo, solo che i libri non li scrive lui, ovviamente. Mentre io li scrivo tutti e le correggo le bozze, faccio le immagini, proprio è una produzione artigianale, quindi arcaica, mentre quella di Garandini è una produzione industriale, quindi molto moderna. Ha trovato, ecco, devo citare Belli ancora una volta, perché Belli, in Belli c'è tutto, è come la Bibbia, insomma. Esiste del resto degli estratti di Belli, c'è un signore che ha scritto un libro che si chiama La Bibbia di Belli. Secondo me i più bei sonetti di Belli sono quelli di carattere biblico. Se leggete La Bella Giuditta, per esempio, è straordinario, anche di modernità. Comunque, a parte gli scavi e cose del genere, c'è un sonetto di Belli meraviglioso, vi dirò qualche verso, si chiama Er battesimo dell'Anticaie. Il battesimo delle antichità. Ve ne cito qualche verso. Dice: sull'anticaia di Piazza Margana, sapete dove era Piazza Margana? Ci hanno scritto Teatro de Marcello. Bisogna aver pancotto per cervello per dire una bugiarata così rara. Cioè, quale teatro? Lui dice: beh, poi ve lo risparmio. Ci teatri, ma che? Dice: c'hanno i palchetti di fuori? Vadano a pace, vadano a vedere i teatri, i palchetti stanno dentro. Quindi no,
quello era un Culiseo, soli Cardei. E qui introduce una etimologia che è molto simile a quella di Varrone. Sti cosi tonni come culi a Roma l'hanno sempre chiamati Culisei. Vabbè, geniale. Allora, perché era anche bravissimo sul piano linguistico, Belli, era straordinario. Comunque, dicevo appunto il battesimo delle Anticaie. Carandini sa dove stanno tutte le cose, lo sa. Quindi fa il buco, trova qualcosa, perché a Roma c'è sempre qualcosa, e lo battezza. Vi cito l'ultima, la penultima, poi andiamo all'ultima. Anni fa lui ha fatto una carriera, diciamo, è stato anche responsabile della cultura per il Partito Comunista, quando il Partito Comunista era importante, poi si è scoperto che era repubblicano, e adesso è uno che ha approvato l'invasione, diciamo, del Medio Oriente. E vabbè, ha fatto un po' una marcia indietro abbastanza rapida, ma questi sono fatti i suoi politici, se li vede lui. Però è andato, siccome conosceva bene Napolitano, è andato a Napolitano e dice: vorrei fare un buco nei giardini presidenziali, perché lì c'è il Tempio di Quirino. Perché Napolitano, che è una persona, si può pensare tutto quello che si vuole, ma non un fesso, ha detto: no, tu nei giardini presidenziali non ci scavi. Dice: vabbè, posso fare delle prospezioni geofisiche, quindi georadar, resistività. Dice: vabbè, se questi non sono invasivi, falle, le ha fatte. Ha pubblicato, ha trovato il Tempio di Quirino, ovviamente, ma questo si sapeva già prima. Si vedono, lui ha stampato questa cosa, due muri, tra l'altro convergenti. Lui li ha, lo dice, normalizzati, cioè li ha girati, li ha messi paralleli, e li ha battezzati Tempio di Quirino. Poi ha fatto fare una maquette del Tempio di Quirino, le scale, le colonne, il prestigio, la gente che sale sopra, il sacerdote che fa il sacrificio, una bella maquette completa sulla base di questi due muri convergenti. Ora, immaginare che uno nel Quirinale ci sia un posto dove ci siano due muri, credo che sia impossibile. E ha pubblicato un instant book in 10 giorni, pubblicato da un autore, da una casa editrice marginale, parrocchiale, che si chiama La Terza. Lui pubblica lì in Audi La Terza, e quando io ho fatto delle proteste per queste cose, La Terza dice: ma lui è azionista di La Terza. È chiaro che mi sono arreso, che volete fare, lui è azionista di La Terza, basta. Questo instant book ha fatto una festa nei giardini presidenziali, ha invitato 200 persone, ha regalato a tutti questo libretto, ha esposto la sua maquette, che adesso non si sa che fine ha fatto, tra l'altro, e quindi il Tempio di Quirino, tra l'altro, dice, non era perpendicolare a Via del Quirinale, era parallela, e lì si è fottuto da solo. Dopodiché io ho scritto un libro sul Quirinale, che viene dopo quello sul Palatino, un po' più piccolo, e ho visto una cosa semplicissima. Tutti voi conoscete il tunnel del Quirinale, no? Quello che passa da Via Nazionale a via del Tritone, no? Quante volte ci siete passati? Forse avrete notato che dal Tritone sale verso Via Nazionale. Quello, se guardate fuori l'iscrizione, è stato fatto fra il 1900 e il 1901 da un bravo ingegnere che molti anni dopo, una ventina di anni dopo, 22, 23, dopo la Prima Guerra Mondiale, ha pubblicato un articolo nel Bollettino Comunale, quindi una rivista molto importante per Roma e accessibile, con disegni, sezioni, davvero ingegnere, una cosa seria, di quello che aveva trovato facendo il tunnel. E lui all'inizio, siccome era molto basso, ha visto le fondazioni di un edificio da sotto. Poi salendo, siccome lì c'era una valletta nel Quirinale, c'era un grande edificio che aveva anche un piano sotterraneo, semisotterraneo. Poi cominciava a trovare i pavimenti di mosaico, ha trovato una quarantina di statue, busti, eccetera, e sono tutti esposti alla centrale Montemartini, fra cui un busto che è stato identificato, ma più recentemente hanno visto, che è un busto di Macrino, cioè il penultimo dei Severi, l'unico non senatore. Bellissimo busto che è alla centrale Montemartini al primo piano. E ha trovato anche che era una gigantesca casa. Siccome il tunnel è obliquo, si può ricostruire tutta perché l'ha tagliata di sbiego, quindi possiamo
qui si può normalizzare, e si vede che era grande quasi come la Domus Tiberiana, un edificio enorme. Ed era, ci sono due fistule in situ che dicono il nome, voi sapete che i tubi hanno il nome del proprietario, e questo proprietario è Plautianus, cioè il terzo imperatore, Settimio Severo Caracalla Plautianus, il prefectus pretorio di, che fu fatto fuori poi da Caracalla, tant'è perché Caracalla aveva sposato la figlia di questi, fece fuori tutti e due, un socio e moglie, e furono scalpellate le immagini che c'erano nell'arco di Argentari, tra l'altro, di Plautiano. Quindi era un palazzo enorme di Plautiano. Recentemente hanno fatto un altro scavo per fare una centrale elettrica, hanno trovato un altro tubo col nome di Macrino. E noi sappiamo dall'Storia Augusta che Macrino, prima di essere imperatore, era stato così, un membro dello staff di Plautiano, era stato procurator. E ci sta pure lui, c'è il suo ritratto e la fistola. Sapete dove sta? Dove dovrebbe stare il Tempio di Quirino? Tutto questo era pubblicato, eh? Allora, io credo che si può dire tutto, noi siamo una scienza umana, quindi diciamo un sacco di fesserie, però esistono le scienze storiche e uno dei principi è che i corpi sono impenetrabili, è un principio di fisica, quindi se c'è la casa di Plautiano non c'è il Tempio di Quirino, che tra l'altro dura fino al tardo antico, o l'uno o l'altro. Ora, una persona normale andava a casa, tirava fuori la Colt e si sparava, no? Normale, dico, come se niente fosse. Stanno cercando di girare il Tempio di Quirino mettendolo perpendicolare e non parallelo, così occupa meno spazio. C'è un problema, ci sono le mura serviane, non si riesce. Poi hanno pubblicato l'Atlante, eccetera. Voi credete che hanno fatto la palinodia? La stessa cosa per il Palatino, la casa d'Augusto, che mi fa pensare all'edificio celebrato da Thomas Mann nella Montagna Incantata. Sembra un grande ospedale, un grande sanatorio delle Alpi a sei piani, no? Una cosa che nell'antichità non esiste. Allora, questa era la premessa. Poi lui ha deciso che il tempio di Giove Statore stava in quel posto lì. Ha fatto uno scavo e ha trovato una cosetta che lui ha battezzato Tempio di Giove Statore, che è grande più o meno come questo tavolo, poco più, no, forse come questa stanza, non voglio essere settario. Beh, solo che il Tempio di Giove Statore ci si riuniva al Senato. Significa 600 persone. Ecco, provate a mettere 600 persone in questa stanza. La stanza, il Tempio di Quirino è più piccolo di questa stanza, forse la metà. Allora cosa ha fatto? Ci sono altri edifici intorno. Lui ha messo seggi di senatori sulla superficie di un ettaro, tutto intorno. Cioè, questi si riunivano, poi c'era l'altoparlante e il video che gli rimandava le sedute. No? Wiseman ha pubblicato un articolo dove pubblica semplicemente la pianta di Carandini, dove chiunque sia dotato di un minimo di buon senso si piega in due, si rotola per terra dalle risate, insomma, no? Muore di infarto dalle risate. E lo fa nero, ma nero, e lui l'ha fatto nero già 6-7 volte, ma con scarsissimi risultati. Dopodiché ha aggiunto una sua ipotesi: siccome questo tempio non si trova, siccome lì è stata tagliata, quando hanno allargato la casa delle Vestali hanno tagliato un bel pezzo di Palatino, lui suppone, ma lo dice molto così, dice forse potrebbe essere l'unica soluzione, visto che questo tempio stava più o meno lì ma non si trova, forse stava lì e poi questa roccia è stata tagliata quando hanno allargato la casa delle Vestali dopo l'incendio neroniano e quindi il tempio è scomparso. Why not? Cioè, voglio dire, meglio quello che battezzare una cosa di Tempio di Giove Statore, ecco. Però lui ha pubblicato questo enorme atlante che ha fatto anche il tradurre in inglese, e questo è molto strano perché la recensione è stata fatta da un'altra matta, che è la Mary Baird, però giustamente ha notato che è un inglese praticamente incomprensibile. È stato tradotto alla lettera, probabilmente è stato fatto col traduttore automatico. Immaginatevi, voi sapete bene che quando scrivete col computer, se c'è il correttore, no, appena appare un, non so, vicus tuscus, mi diventa vicus cuscus. Il mio correttore ha manie culinarie. E Marcadè,
vi giuro, vicus cuscus, perché cuscus non esiste, ma il cuscus esiste. E poi Marcadè diventa Carcadè, no? Allora, e così via. Se non sto attento, pubblico questa roba. Voglio dire, è evidente, e ogni tanto appare una scritta, ci sono troppi errori di grammatica e di ortografia. No, è che lui non conosce le parole. Il mio correttore, non so il vostro, non sa il greco, non sa il latino, sa un italiano molto elementare. Ecco, quindi chi usa quella roba lì, il correttore, pensando che siccome è una macchina, quindi è matto. Cioè io adesso voglio sapere come si fa a togliere il correttore, perché sta diventando una piaga. No? Se non sto attento mi pubblica Carcadè e Vicus Cuscus, che appare 15 volte nel Palatino. No? Allora, se l'hanno tradotto col correttore sistematico, chiaro che questo conoscerà dell'inglese tutte le parole latine, tutte le parole, non le conosce. Quindi, infatti, questa fa degli esempi terrificanti. Ora, perché Carandini non ha potuto trovare un traduttore di lingua inglese che traducesse questa cosa? Forse perché non ha i soldi per pagarlo? Non lo so. Però il libro che ha più errori di stampa che io conosca in assoluto, il record mondiale degli errori di stampa, sta nel grande libro, fra l'altro molto utile, fatto bene con tutte le illustrazioni, sulla villa di Piazza Armerina di Carandini, in cui c'è un errore ogni riga. Quindi nessuno ha letto le bozze, oppure l'ha letto un demente, o più dementi, perché c'è un errore per riga, a volte due. Ed è un libro tanto così, ci saranno 40.000 errori di grammatica, di sintassi, una cosa terrificante. E adesso ha tradotto questa cosa e quindi si sputtana davanti al mondo anglosassone, che significa il mondo intero, perché poi i giapponesi lo leggono in inglese, mica in italiano. Cioè è una cosa terrificante. E non entro nei contenuti, che sono il Tempio di Quirino, il Tempio e così via. Va bene? Perché è un'equipe. E va benissimo. Per far funzionare un'equipe, uno si deve impegnare, deve controllare, deve leggere anche lui le bozze, ma Carandini non legge le bozze, non si abbassa. E quindi ha questi collaboratori, poveracci, no? Che sono suoi alunni, quindi dei disgraziati, perché poi finirà che le martellate le pigliano loro poi, perché lui è al di sopra, vive in un empireo, che, per esempio io negli ultimi 50 anni non l'ho mai trovato in una biblioteca, né in un luogo di studio, né una conferenza, mai. Si era comprata la Pavolissova a casa, poi gliel'hanno pure rubata, ma quella ce l'ho pure io, quindi non so se sapete cos'è la Pavolissova. Ecco, spero di aver risposto. Io non voglio fare la guerra a nessuno, che mi frega poi alla fine. Perché poi la risposta è: ma tu sei invidioso perché io sono nobile e ricco e tu no. Può darsi. Però, come dire, può darsi che il movente sia questo, però gli errori sono reali, non è che me li sono inventati. Bastava leggere l'articolo di quell'ingegnere e si risparmiava il Tempio di Quirino, che si sa esattamente dov'è, tra l'altro, perché dov'è Palazzo Barberini, quindi molto più in là. Pazienza. Poi non moriamo mica, eh. Cioè, voglio dire, se si fanno dei libri con delle sciocchezze di questo tipo, alla fine non muore nessuno. Mi preoccupo molto più di Trump, onestamente. Quelle sono cose serie, le altre sono già.